È così. È così. Io dico a voi, cresciuti nella sua stessa atmosfera di poesia, io vi dico che in questo crepuscolo di marzo, colorato già dal presentimento della primavera, Carlo Fratta ritorna. Carlo Fratta medita ancora. Carlo Fratta scioglie ancora dall'anima il suo canto esemplare in una luce di gloria immortale. Credo bene, ma adesso vai via, adesso verranno su. Oh, il ministro ha dato il braccio alla signora. Si avvicinano al busto. Stanno leggendo la lapide. Questa casa accolse i sogni, le meditazioni e le poesie di Carlo Fratta. Vide la luce spegnersi per irraggiare immortale. Evviva Sua Eccellenza! No, no, no! Gridate piuttosto Gloria a Carlo Fratta! Benedetta ignoranza, è il minuto di raccoglimento. Adesso, insomma, vai via, adesso saliranno. No, piuttosto, dove hai messo le forbici? Dove sono? Dove sono? Dove le hai messe? Dove si saranno cacciate? Oh, ci mancherebbe altro! Ma erano qui un momento fa! Già, sono volate via da sole, oppure le ha portate via uno spirito! Il vassoio, presto, presto, qua, 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 il vassoio, vai, 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 via, 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 via. Cosa vuole lei? Io? Nulla. Non si può entrare prima che sia salito il signor ministro. Non è ministro, è semplicemente sottosegretario e nemmeno quello dell'istruzione, quello delle poste. Un ministro sottosegretario, lei deve uscire e subito. Cosa vuol dire quell'MF? Dove? Qui, sul berretto. Museo Fratta. Sono qui, sono
figlia, io devo ancora fare il nodo. Il permette? Nodo. Permette l'aiuto? Sì. Là. Ecco, vede? A qualche cosa sono servito. Non c'è più tempo. Così si nasconda. Si nasconda. No, molli. Quella è la camera da letto, di là, in fondo al corridoio. Di là, attento. In fondo, proprio in fondo al corridoio. Vada, vada. In cucina non andranno. Di qui, eccellenza, di qui. Stava qui sicuro questo pavimento? La prudenza non è mai troppo. Giusto, sto caffè uno. Permesso, scusate. E questo, eccellenza, è lo studio del poeta. Qui, fin 18 anni, è nata l'urna vuota. È nato il canzoniere in do diesis. È nato il trattato dell'evasione degli spiriti. E quel delizioso poemetto che è il canto per l'inquilino del piano di sotto. Bello. Bello, bello, bello. Lo specchio di una vita grande e modesta. Queste sono le sue opere complete. Non credevo che avesse scritto tanto. No, non ha scritto tanto, eccellenza, ma ci sono anche le traduzioni e gli originali dei Carmi Latini. E ancora non si sa se egli sia stato più grande come poeta italiano o come poeta latino. E dire che qualcuno vorrebbe abolire nelle scuole la traduzione dall'italiano in latino. Oh, nunquam. Pardon? Nunquam. Nunquam. Mai. D'accordissimo. Nunquam. Nelle due sale successive sono conservati, eccellenza, i volumi della biblioteca riscattata dallo Stato. E sulle pareti della scala verranno sistemate le corone dei vari pellegrinaggi. Perché? Il comitato delle signore, vero, ci ha promesso un dono preziosissimo. Il cofano per custodire i nastri. Sarà di qua io ho sbalzato alla Fiorentina con il motto in pirografia. Giustissimo. Bisogna proteggere l'alto artigianato e soprattutto la pirografia. Valeri, più tardi prenda nota. Anzi, subito. Parlarne col collega dell'istruzione. Pirografia. Fatto? Bene.
Bene. Se Sua Eccellenza crede, l'alloro del Palatino. Ma certo, sarà il rito più bello di questa giornata di omaggio alla poesia. Ma forse potrebbe essere compiuto da una mano più gentile della mia, da una più soave sacerdotessa. Non posso, Eccellenza. Carlo Fratta attende da lei questo lauro. Come lei vuole. Per quanto di solito i poeti preferiscono riceverli dalle belle signore. Permette, Eccellenza, la fotografia. Più stretti, più stretti. Allora? Eccellenza, l'alloro un po' più su, se no pare che sta sporverando. Ecco, così, bene, fermi. No, un pochettino più su. Così, bene, fermi. Fatto, grazie. Il signor giornalista ha forse bisogno di qualche spiegazione. Grazie. Io sono il professore Nicola Armiendo. Armiendo. Occupo la cattedra che fu di Carlo Fratta. E sono l'ordinatore del museo. E del carteggio. E del carteggio. Il carteggio. E si deve alla mia modesta opera se tutti questi preziosi cimeli sono stati salvati. È bello che la venerazione di chi gli ha sopravvissuto abbia conservato tutto. Il suo calamaro. Le sue matite. E anche... Come... Cos'è questo? È un fermacarte ricordo d'una gita al San Bernardo. Ad agitarlo si vede la nevicata. Oh, bello. Ma è veramente grazioso. Ma hai visto com'è carino, Molari? Oh, molto bello, veramente. Oh, interessante. Bello. Ah, sì, sì. È il fermacarte che gli ispirò lode famosissima. È quella che comincia... Che comincia... Accidenti, c'era sulla punta della lingua. Anch'io come te, farfalla di neve, nel chiuso cristallo, son bianco e non muoio. Ecco, è appunto così, farfalla di neve nel chiuso cristallo, una vera gemma. Son bianco e non muoio. Mi libro, e se cado, risalgo in eterno. È il simbolo dell'anima. Una cosetta degna dei greci. Loro signori... Scusate, loro signori gradiscono un rosolio? Un alcherno? Grazie signora. Thank you.
bianco e non muoio. Mi libero e... Mi libero e poi? Mi libero e se cado risalgo in eterno. In eterno. Molto gentile? No, è una composizione tutta amarezza. Dicevo di lei, molto gentile a suggerirmi. Lei è di qui, è vero? Non esattamente. Ero di qui. Questo piccolo museo è molto interessante. Lei trova? Beh, non si poteva fare di meglio. Io non mi occupo troppo di letteratura, però un tempo anch'io scrivevo dei versi. Carlo Fratta. Le dirò, a 20 anni ho persino imitato le sue poesie, quelle del canto per l'inquilino del piano di sotto, per esempio. Mi piaceva questo suo spirito di ribellione, questo senso di inquieto fuggire dello spirito, questa costante dissonanza. Del resto, non le pare che una certa dissonanza ci sia anche tra la sua vita e la sua opera? Certo, queste stanze piccolo borghesi. Forse si sentiva stonato qui dentro. Se lei crede che gli potessero piacere questi mobili? Forse piacevano a sua moglie. Già. E così, poveretto, eccolo qui per l'eternità, prigioniero di queste mura che forse ha odiato. Già, come la farfalla chiusa nella goccia d'ambra. O come la neve chiusa nella sfera di cristallo. Il mondo imparerà a conoscerlo attraverso queste scansie, attraverso questi occhiali rugginosi. Quella poltrona malcomoda. Di là ho persino paura d'entrare. Di là? Dove? Nella sua stanza da letto. Ah, già, c'è il tuo letto di morte, il tuo capello. Ma che letto di morte? Piccola invenzione del professor Armiento. È morto in clinica. Ah, è morto in clinica. Grazie. Ha visto qui, sotto vetro? Ci direbbe una poesia incompiuta. Ah, sì, è la sua ultima poesia, 5 versi soli. Vale la pena di copiarli. No, non mi pare, c'è anche un verso che zoppica. Ma non importa, è una curiosità. Ce ne sono così poche di curiosità nella vita di Carlo Fratta. Non un amante, non un vizio. Niente alcol o perversioni. Ho letto una sua vita in treno. Romanzata. Si figuri, un romanzo tra queste mura e con quella moglie. Oh, una brava donnetta, però mi ha tutta l'aria di essere stata ai suoi tempi fastidiosa come la pioggia. Ecco fatto. Ho tutto quello che mi occorre. Mezza colonna di apertura, mezza colonna di discorsi, 3/4 di colonna di descrizione ambiente e chiudo con questi 5 versi inediti. No, non sono inediti. Ma non importa, nessuno li conosce. Oddio, ecco il ministro. La festa è finita. Io vado al telefono. Salve. Signora, tutto un popolo le è riconoscente. Se qualcosa dell'uomo è ancora vivo, oltre che la sua poesia immortale, questo lo si deve a lei, che si è eletta vestale di una fiamma che non si spegnerà. Bene. Oh, grazie, ma è troppo, eccellenza. Oh, io non sono che una povera donna che ha avuto un destino più grande di quanto si attendesse. Grazie, eccellenza, e anche a lei che ha voluto così caramente parlare di lui, del mio caro. Del nostro, glorioso, immortale, signora. Già, del mio Carlo, grazie a tutti. Continuerò a custodire sempre queste cose come ho fatto durante tutta la mia vita. Con loro mi pare d'essere meno sola. Le abbiamo salvate
non si disperderanno più. E mi pare così che gli sia tornato. Che gli sia tornato davvero e per sempre. Ma egli non è mai andato via. Oh, no, non dica così. Sì, è andato via. Anche se nella mia memoria ritorna sempre come in sogno. Grazie, eccellenza. E mi perdoni queste lacrime. No, no, non si disturbi, la prego. Io voglio accompagnarla. Lei è l'ospite. Loro sono gli ospiti. Grazie. È mio dovere. Sciocchi, il Lauro sulla poesia col verso toppo. E son capaci di chiamarlo un verso libero. Stavi pensando? E io vado via subito se vuoi. No. Resta pure. Allora, piano. Lo sapevo, Carlo, che eri tornato. Ti ho visto. Eri là nella folla a sentire anche tu. E poi sei sparito. Tutte quelle chiacchiere inutili. E il Lauro del Palatino. Lo sapevo che ti avrei ritrovato così al tuo scrittorio. Ma non ti piace qui, eh? Lo so. La tua casa non ti piace nemmeno oggi. Sei tornato per dirmi questo? Sono tornato, ecco. Non so nemmeno io il perché. Mai stato più forte di me. Per quanto io sapessi già cosa avrei trovato. Vi ringrazio della vostra buona volontà. Anch'io vivo avrei fatto lo stesso per un amico. Se fossi stato nei panni di quello che si dava tanto da fare... Ah, il professor Armiento. Ecco, anch'io, Carlo Fratta, se avessi dovuto fare il museo Armiento, avrei fatto lo stesso. Gli autografi macchiati di caffè.
le fotografie ingiallite. Oh, la vecchia giacchetta. L'asciugamano sporco. No, l'asciugamano sporco non c'è, Carlo. Ma ci sono le mie poesie incompiute. E questo fa lo stesso. Sporche anche loro, faticate, faticose, qui sotto vetro. E forse un giorno si esporrà addirittura il mio epistolario. Non vuoi? Non posso né volere né non volere. Posso tornare, ma non posso decidere. Anche ieri, guarda, a una vendita di autografi. Fratta Carlo, poeta e filosofo, nato nel 1846, morto nel 1899, lettera datata e firmata per ringraziamento di un volume di poesie, Lire 7. Credi che faccia piacere? E più su, guarda, Carducci Giosuè, Lire 25. Ah, beh, ma Carducci... Cosa Carducci? Sei diventata carducciana anche tu? No, no, lo sai... Io non sono mai stata niente, lo sai. Questa è la tua colpa. Non sei mai stata niente e avresti dovuto essere qualche cosa. Così come questa casa, lo sai, non è stata niente per me. Io ho cercato di farti felice. Sì, pallidamente felice. Avrei dovuto farti soffrire? Forse. Ma non sei buono, Carlo. È proprio oggi che... E perché dovrei essere buono proprio oggi? Per fare un piacere al sottosegretario alla pirografia. E per questo mi accusi di non averti fatto felice? No, non ti accuso. Constato, rievoco, ricordo, come vuoi tu. Sei la vedova del professor Fratta Carlo o del poeta Carlo Fratta? E questa casa... Oh, lo so, Carlo, che non l'hai mai sentita come la tua casa. Certo, non era la casa della mia poesia. Era il mio alloggio, piccolo, male illuminato, con le finestre a settentrione. Cerca un solo verso che sia stato ispirato da queste stanze, che non mi abbia invece aiutato a fuggirne. Tu mi accusi di non aver saputo farti soffrire. Forse non precisamente di questo. Ma forse mi avresti aperta la visione su nuovi mondi. Mi avresti dato il sapore autentico dell'amarezza. Avresti eccitato quel quid di malinconia che avrebbe reso la mia poesia umana, invece di lasciarla così com'è. E tutti lo scrivono ancora, e tutti me ne accusano ancora, arida e astratta. Oh, se badi ai critici. Pessimismo astratto. Nichilismo in poltrona. Sensualità sulla carta. Carlo! Ah, no! Ah no, non ricominciamo con le inchieste adesso. Non appena parlavo di una donna, di una figura di fantasia, dell'ombra di un mito, tu subito a domandare chi è, di chi stai parlando, cosa mi nascondi. Non ti nascondevo niente. Lo sanno anche i miei biografi. No, lo sai che qualche cosa mi hai nascosto. Credi che non lo si sappia? Credi che non si attenda la mia morte, quella di lei, per scriverne? La morte di lei? Ecco. Per lei ti dispiacerebbe, e per me... Ma tu... Eh già, io sono stata tua moglie, eh? Ho capito, ho sopportato, ho taciuto. Non ho fatto che il mio dovere. Ma lei è stata la figura lontana, la figura ispiratrice, la donna del canto. Ma brava, dimentichi il mio carme latino ispirato da te. E volevi che mi mettessi a studiare il latino per capire il tuo carme? Ma per lei, invece... Per la tua ispiratrice? Ispiratrice, che parola grossa. E per lei, è vero che sei tornato? Cosa ti sogno? No, non sogno. Non è un po' anche la sua festa? Non è lei, quella del cofano pirografato? L'aspettava di diritto, è la moglie del sindaco. Non lo so, ma è anche Lidia, l'alage. Quei bei nomi che le davi tu nelle tue poesie. Poesie che tutti possono leggere, anche nelle antologie dei ginnasi. È così che si educano i ragazzi oggi. Hai visto il ministro? Sottosegretario. Ah, con che sorriso galante le ho offerto di deporre sulla scrivania i lauri del palatino. E quasi quasi quella svergognata ci stava. E alla presenza di quel babbeo del marito. Quando a questa casa badavo solamente io,
quando ero io sola a ricevere i visitatori. Pochi, sai. Pochini, i primi tempi. Beh, la tua ispiratrice si sarebbe guardata bene dal mettere piede qui dentro. Cosa avrei dovuto fare oggi? Uno scandalo? L'ho persa di vista un attimo. Un momento, ci siamo trovate sole davanti all'armadio dei tuoi vestiti e sono, io... Sono esposti anche quelli? Certo. La tua toga universitaria e il tuo vestito da montagna. Tra l'altro, era un regalo mio. Quello coi pantaloni corti? Quello! Ah, volevo dirne, lei se li ricorda certamente, questi pantaloni da montagna. Eh? Pieve di Cadore, Oronzo, Lode alle Dolomiti, l'Alage. Ah, mi sarei proprio divertita. Oh, comunque stai tranquillo, caro, perché quella qui non torna più. E che cosa? Niente. No, adesso devi spiegarmi cosa volevi dire con quelle... Volevi dirmi che se non tornassi più, nemmeno io? Semmai, cara, per evitare queste discussioni invisibili. Beh, io ti vedrei lo stesso. Con gli altri puoi riuscire, ma con me... Gli occhi della gelosia. Oh, no. Potresti dire gli occhi della tenerezza. Naturalmente il primo impulso... certe cose, capirai, ogni tanto tornano su. Oh, ma perché questi riferimenti volgari? Tu dimentichi che oramai sono quasi un classico, che servo già per le bocciature al ginnasio. Un classico con addosso un dito di polvere. E tu, cara, ancora ferma all'Alage, alla gita a Pieve di Cadore. Sii sincero, Carlo. A casa sua sei mai andato? Mai. Ma non prima. Adesso che puoi essere invisibile. Adesso che puoi passare attraverso le porte chiuse. Oh, hai intenzione di andarci stasera quando mi avrai lasciata? Beh, se fossi cattiva ti direi va. Perché anche lì, Carlo, anche lì, cosa credi di avere lasciato in quella casa proibita? Non mi interessa di saperlo. E qui? Eh? Cosa hai lasciato qui? Niente. Le cose che dimentica in una camera d'albergo un viaggiatore distratto. Forse. Un viaggiatore che parte all'alba. Che ora era? Ah, non puoi ricordarti. Sì, era l'alba. Mi ricordo. Uscii scalza a cercare aiuto. Ah, è strano come di quei momenti si ricordino le cose meno importanti. Io sento ancora il freddo di quell'alba. Eri stato alzato fino a notte tarda a lavorare. Poi... ti ho sentito entrare, mi hai detto sono stanco e poi dopo un paio d'ore sto male. In casa non c'era nessuno, io sono corsa fuori per cercare una vettura e portarti in clinica. Il viaggiatore se ne andava e 20 anni dopo trova tutto come allora e in più sulla piazzetta il proprio ritratto in bronzo. E sulla facciata della casa, una lapide. Questa casa? Accolse i sogni, le meditazioni e le poesie. Di Carlo Fratta. Vide la luce spegnersi per irraggiare immortale. Non era quello che desideravi? No. No, io non ero così. E tu sai chi eri? Forse non ero che un uomo scontento. Se fossi stato un uomo felice, il mio nome non lo ricorderebbe nessuno. Eppure io ritornerei lo stesso in una casa che non fosse un museo e ti direi delle cose gentili. Sarei il caro estinto che nessuno sa chi fosse. Sarei la buona anima. Ah, quello lì sono io. Ah, sì. È il tuo busto. Hai visto, caro?
Lo hanno illuminato con due riflettori. E le altre sere? Io non lo so, caro. Le altre sere? Al buio? Adesso salirà Pietro per chiudere. Lo dici per me? No. Questa prima ora della sera era quella che amavo di più. Le cose entravano dolcemente nell'ombra e io accendevo la mia vecchia lampada a petrolio. E già, c'era già da qualche anno la luce a gas, ma tu per lavorare volevi la tua lampada a petrolio. Una luce più calda per riposarmi gli occhi. Ma dove è andata a finire la mia lampada? Come mai manca questo pezzo illustre nel museo, Carlo Flamma? No. Ah, è qui, sai. È qui. Sai, caro, è la sola cosa tua che uso ancora. Ah, mi piace. Mi piace tanto lavorare accanto al tuo tavolo. Nella luce che è stata tua. Il ministro non lo sa, il professor Armiento non lo sa, ma io qua dentro tengo le mie lame, vedi? Ecco, io siedo qui, così. Non sarà mica un maglione da montagna? Casomai volessi andare ancora in Cadore. Poi viene su il custode per chiudere le persiane, spegne la luce grande, perché io devo fare un po' d'economia. E i diritti d'autore? Pochini. Pochini. Vuoi che spenga? Per noi due basta questa lampada. Sai, cara, così come sei adesso, ti ho vista, ti vedo tante volte. E anch'io vedo te lì al tuo scrittoio, con i tuoi vocabolari e la tua penna che va, rapida, silenziosa. Oh, che strano. Hanno già spento. Eh? Hai visto, Carlo? Anche il comune deve fare economia. Carlo. 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 Signora, c'è la luce da lei? In cucina e in corridoio tutto buio. Sarà un guasto a una valvola. Non ho paura che sia un'interruzione in tutto il quartiere. Ah, no, meno male. Sarebbe stato un vero peccato, proprio la sera dell'inaugurazione. Ma la porta è chiusa. Guardo subito. A chiave, signora. Qua ci metta la mantellina perché fa ancora freddo. Ecco. Posso chiudere la finestra? La finestra. Ma sa che è veramente bello. Sembra vero.
pare proprio che guardi quassù alle finestre. Bello, veramente. Io non mi intendo di poesia, ma è proprio come se aspettasse, come si dice, quella cosa che fa lavorare i poeti, l'espiazione. Ma no, caro, no. Non l'espiazione. L'ispirazione. Proprio così, l'ispirazione. Sono proprio un ignorante. Adesso, signora, si sentirà meno sola con lui così vicino. Nelle sere d'estate potrà affacciarsi e dire buonanotte, Carlo. E alla mattina... Buongiorno, Carlo. Certo non può parlare, ma davvero le cose da dirsi sono tanto poche. Oh, lo so, basta pensare. Si indovinano i pensieri, si indovinano le parole del silenzio. Non le pare, alle volte, che lui sia qui? Certo. Oh, certo. E Cesare, c'è veramente... Anche un momento fa, forse anche adesso. Buonanotte, Carlo. Buonanotte.